Amici di Onda Libera TV, buongiorno. Siamo a Fano, presso la palestra Extra Spa, dove è stato avviato recentemente un importantissimo progetto dall'Associazione Diabetici di Fano. Siamo qui alla presenza del presidente dell'Associazione Emilio Benini e del dottor Claudio Molaioni, che è qui in duplice veste, sia come utente che come medico specializzato nel settore. Ecco, allora chiediamo subito a Emilio Benini com'è nata questa iniziativa. Prima di dire com'è nata questa iniziativa vorrei ricordare che cos'è l'associazione Diabetici di Fano, che fa parte della grande famiglia della più grande associazione d'Italia di tutti i diabetici, che si chiama FAND. La FAND è importante soprattutto per due cose che viene ricordata da tutti i diabetici. Uno è la legge 115, che ha istituito in Italia la struttura di tutta la diabetologia e la cura del diabetico, quindi del paziente diabetico, e l'altra importante legge, che è un altro importante pilastro sempre dell'87, che è quella dell'esenzione per i diabetici dai ticket sanitari. Detto, fatto a questa premessa, l'Associazione di Fano da sempre, che poi è anche il fondamento dell'associazionismo, è quello di promuovere tutta una serie di attività che possono in qualche modo coadiuvare a migliorare la vita delle persone che vivono questa patologia, perché oggi forse, anzi potremmo anche dire quasi una pandemia, quella che è quello che è il diabete. E appunto anche la stessa legge 115 promuove molto l'attività fisica come forma di integrazione a quella che è la terapia diabetica e l'alimentazione, cioè i tre pilastri del diabetico, ma che credo questo valga un po' per tutti, una buona qualità di vita è data da una buona alimentazione, una buona attività motoria e una buona terapia per chi fa terapia, no? Ecco, quindi noi abbiamo avviato questo importante progetto quest'anno in maniera pilota su 20 diabetici, e qui poi l'amico Claudio vi dirà più nello specifico l'aspetto clinico di questa cosa qua, che fa sì che possiamo per i diabetici avere dei momenti di non solo di attività ma anche di socializzazione, perché un altro elemento importante che dobbiamo ricordare è la socializzazione e anche poi poter esternare per quelli che sono i propri problemi che uno vive, perché il diabete ti porta in qualche modo a isolarti, a chiuderti, uno cerca sempre di non farsi vedere che è un diabetico perché si sente in qualche modo un menomato. No, dobbiamo chiaramente promuovere una cultura in cui il diabetico non è un menomato, ma è una persona normale che, se vive in maniera corretta la propria appunto attività, terapia eccetera, può fare qualunque cosa, anche scalare le grandi vette, no? Come si suol dire. Ecco, ora passerei la parola qui all'amico Claudio, che insieme a me porta avanti questo importante progetto, che per ora è pilota, ma poi pensiamo nel futuro di estenderlo a un numero maggiore di persone diabetiche. Ringrazio il Presidente per la presentazione. Io sono Claudio Molaioni, sono il referente medico di questa importante iniziativa e sono anch'io un diabetico, quindi vivo questa esperienza in duplice veste. Cosa dire? Per quanto riguarda il diabete, quello che ha detto il Presidente è fondamentale, cioè il diabete è una malattia in grosso incremento negli ultimi anni, anzi in incremento esponenziale, date le abitudini di vita sedentarie della popolazione e l'abitudine ad un mangiare non proprio corretto. È previsto nei prossimi anni, dicevo, un incremento notevolissimo dei numeri di pazienti diabetici, soprattutto di tipo 2, quindi quello prevalentemente alimentare. Per far fronte a questo, la nostra iniziativa si pone un obiettivo. Il primo obiettivo, come diceva il Presidente, è quello di favorire la socializzazione e l'esperienza del diabete come non una malattia ma uno stato che non è proprio da considerare una malattia, in quanto prendendo le giuste precauzioni, e questo è il nostro esempio, si può vivere bene, si può vivere con le stesse prospettive, cioè, e ambizioni di una persona non diabetica, quindi tenendo il diabete sotto controllo, facendo una buona attività fisica ed una regolare dieta. Questa esperienza è nata proprio per questo, per portare i miei ragazzi, li chiamo io, che sono delle persone
di età compresa tra i 50 e gli 80 anni, tutti con problemi chi più chi meno di sovrappeso corporeo, ad incontrare il proprio fisico. Questo è il punto, di cominciare a capire che utilizzando il fisico si può arrivare ad una forma di benessere che per molti di loro è una vera novità. Arriveremo a questo obiettivo, diciamo come è strutturata questa iniziativa. I signori che stanno arrivando si scambiano, vengono qui e prima di iniziare l'attività fisica viene controllata la loro glicemia, la loro pressione e si parla quello che è successo nei giorni scorsi, come stanno, come non stanno, se hanno qualche problema, quindi si mettono in comune cosa hanno mangiato, cosa vorrebbero mangiare, quindi si mettono in comune i problemi e questo è un aspetto, come dicevamo prima, di socializzazione fondamentale. Dopodiché, quindi, passata la parte di controllo e introduttiva, con i nostri istruttori cominciamo a fare un po' di riscaldamento, che poi dopo loro vi spiegheranno come funziona. Al riscaldamento segue un'attività fisica separata in due parti diverse, una parte più di, diciamo, di potenziamento ed una parte di allungamento e cardio. E finiamo con una parte finale di stretching e di rilassamento. Alla fine dell'esercizio viene ricontrollata la glicemia, viene ricontrollata la pressione e si possono dare ai singoli quei consigli che possono servire per migliorare il controllo glicemico nelle ore successive, perché pensiamo che molti di loro usciti da qui vanno a mangiare ma avranno le conseguenze positive dell'attività fisica, quindi un abbassamento dei valori glicemici, quindi diamo loro consigli su come fare per non incorrere in problemi di ipoglicemia e quant'altro. E i risultati secondo me si vedranno molto presto, già ci sono in termini di miglioramento del benessere. Prova di questo ne è il fatto che abbiamo iniziato, che eravamo in 15 e dopo neanche un mese siamo diventati 20. Prevedete anche un monitoraggio dell'andamento del progetto? Certo, a fine progetto, il progetto è previsto di durata 3 mesi e poi ovviamente si ripeterà, comunque a fine progetto rivaluteremo tutti quei parametri che abbiamo preso all'inizio come il peso, l'indice di massa corporea, i valori del colesterolo, dei trigliceridi, dell'emoglobina glicata e vedremo quali vantaggi e di quanto avremo influito su questi parametri. Bene, dica. Sì, no, volevo aggiungere che, come ha detto Claudio, questi dati finali che noi poi vorremmo anche presentare hanno una duplice finalità. Da un lato presentare quello che è il vantaggio effettivo che l'attività motoria poi porta alla persona con diabete, ma l'altra è rendere consapevole di questi numeri le persone, convincerle, cioè fare una forma di convincimento che se fanno attività effettivamente è dimostrato che hanno un vantaggio. Ecco, vogliamo dare qualche riferimento in merito a come contattare questa struttura, a chi è aperto questo progetto? Sì, questo progetto è aperto a tutti i diabetici che sono presso il centro diabetologico di Fano, quindi diciamo sotto la dottoressa Carrata, come si suol dire, che è la diabetologa del centro, e quindi chiunque può partecipare a questo progetto. L'importante è contattare l'associazione FAND, che trova riferimento sia al centro che presso la nostra sede, e a questo punto verrà inserito in un circuito per queste persone, per poterle avviare a questi progetti. E con quali strumenti voi tenete sotto controllo i valori del diabete negli utenti della struttura?
Allora, devo dire che, e con questo vorrei fare anche un particolare ringraziamento alla Casa Farmaceutica Roche, che ci ha fornito quelli che noi diabetici chiamiamo i presidi, cioè sono gli strumenti per poter effettuare il controllo delle glicemie prima e dopo l'attività motoria. Ecco, ad esempio abbiamo qui questo strumentino in cui si mette lo stick e dopo 5 secondi con una piccola prelievo di sangue possiamo avere il valore della glicemia. E questa, diciamo, è la scatola di stick che viene fornita dalla Roche, che è la QCheck, che ci permette appunto di, altrimenti dovremmo noi diabetici comprarli, ma hanno un costo abbastanza elevato, insomma. Ecco. Siamo alla presenza di Ivan Matteo Perbelli, che è il responsabile del consiglio di amministrazione della Extra Spa, personal trainer. Diciamo che cura sia l'aspetto amministrativo che fisico, diciamo. E Francesco Delle Fate è personal trainer della struttura. Ecco, allora inizio subito con Ivan Perbelli e gli chiedo come avete programmato l'attività fisica per un'iniziativa così importante. Allora, buongiorno, ribadisco, diciamo che io di base sono un personal trainer, personal coach, educatore posturale e anche massaggiatore sportivo. Con Francesco Delle Fratte, un collaboratore che nonché anche responsabile della piscina all'interno dell'Extra Spa, abbiamo studiato questo progetto per il discorso dei diabetici. La nostra iniziativa è comunque stata quella di dividere nell'arco dell'ora, quindi nei momenti in cui i nostri amici vengono a frequentare questa struttura, con quattro tipologie di lavoro: una parte iniziale di riscaldamento, una parte centrale dove andiamo a fare un'attività attività cardio, quindi un'attività dove il cliente inizia a muovere il corpo su una frequenza cardiaca un pochettino più elevata, e una parte di tonificazione, e poi dopo concludiamo con una parte di faticamento. L'attività che comunque noi abbiamo impostato è un'attività programmata, quindi nell'arco di questi 3 mesi, come spiegavano prima il presidente e il dottor Claudio, è stata programmata per 3 mesi. Il primo mese abbiamo dato un input, il secondo cerchiamo di consolidare ciò che abbiamo fatto nel primo mese, il terzo cerchiamo di portare al fine questo risultato importante per far sì che le persone comunque affette tra virgolette di questa patologia possano iniziare a capire che lo sport, l'alimentazione, uno stile di vita sano sia efficace, sono fondamentali per migliorare il loro stato. Bene, allora, lei ci descriva invece le problematiche a cui va incontro nell'attività concreta di psicomotoria per questa terapia. Ecco, innanzitutto un saluto a tutti quanti. Io sono Francesco Delle Fratte, come ha appena detto il mio collega Ivan, e per quanto riguarda le difficoltà comunque che possiamo trovare in quello che è stato il nostro percorso e quello che sarà il nostro percorso, diciamo che abbiamo comunque tenuto conto di tutte quelle che possono essere le problematiche legate, diciamo, magari all'età del gruppo e a quelle che comunque sono le difficoltà anche che possono essere eventualmente del singolo. Quindi abbiamo cercato di lavorare su diversi aspetti, abbiamo cercato di lavorare non solo sull'aspetto comunque legato al diabete, ma abbiamo cercato comunque di concentrarci anche su altri aspetti molto importanti che si riflettono comunque su tutta quella che è la vita quotidiana, come ad esempio il discorso dell'equilibrio, il discorso comunque della postura, per preparare poi queste persone poi ad affrontare quelle che potevano essere le tappe successive del lavoro. Sì, quindi anche una preparazione atletica di base, perché effettivamente andando avanti con le programmazioni, appunto essendoci questo miglioramento a 360 gradi, è possibile comunque vedere come è necessario affiancare anche quello che può essere un discorso, diciamo, appunto posturale e di preparazione atletica. Quindi abbiamo fatto un percorso molto graduale, un percorso comunque, diciamo, con esercizi propedeutici che comunque consistevano con l'inizio di esercizi più semplici affiancati poi da esercizi più complessi, e piano piano appunto siamo riusciti ad arrivare sia a raggiungimento, all'esecuzione ottimale di questi esercizi, sia comunque a un miglioramento per quanto riguarda le soglie, diciamo, aerobiche, le soglie comunque che ci aiutano a stare maggiormente in quelle che sono le soglie utili per il lavoro che dobbiamo fare appunto mirato sul diabete.
Come sta rispondendo l'utenza? Ma molto bene, posso dire che comunque oltre, cioè, sicuramente l'aspetto diciamo per quanto riguarda la patologia possiamo già vedere che ci sono dei netti miglioramenti, però possiamo osservare come anche a livello di gruppo, come anche a livello diciamo di socialità, di quello che è l'approccio poi a quella che è l'attività fisica e quella che è comunque la vita anche nella palestra, comunque c'è un giovamento, un miglioramento, e comunque c'è questo gruppo che si forma sempre di più e ha sempre più piacere comunque di andare avanti e quindi di portare avanti un progetto che appunto dà sia piacere che diciamo beneficio e benessere a livello psicofisico. Bene, vi ringrazio di questa preziosa testimonianza. Grazie. Faccio in bocca al lupo per questa attività non certo facile. Amici di Onda Libera, vi aspettiamo in struttura in Extra Spa per qualsiasi iniziativa. Bene, amici di Onda Libera, un saluto.